Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Forte dei Marmi per fare uno shooting estivo. Stavolta vogliamo fare degli scatti estivi. Si è detto facciamo delle foto con delle cabine colorate, quindi sfruttando le cabine, la loro forma triangolare con vari colori estivi, quindi sono quelle fatte a strisce eccetera. Quindi abbiamo fatto una bella avventura per trovare delle cabine e qui ci hanno accorto volentieri ragazzi. Quindi adesso facciamo vedere anche un po' di ambiente. Qui che c'è dei divanetti, degli ombrelloni, insomma, quindi diversi spunti interessanti. Mi hanno fatto venire voglia di scattare qui, quindi scatteremo qui aspettando il tramonto. Facciamo un po' di scatti summertime. Avete visto la serie su Netflix? Ecco, un po' quello stile, quei colori così saturi. Quindi vediamo cosa ci fa. Oggi è una giornata difficile ragazzi, per un discorso non solo di location ma anche di luce, perché cambia continuamente. Quindi siamo lì a aspettare che diventa un attimino nuvoloso, bam, fai due scatti e torna di nuovo il sole. Come fare a risolvere questa situazione ragazzi? La soluzione è cercare zone d'ombra. Questo è il primo consiglio che vi posso dare. Quindi se è in giro a scattare, vedete c'è il sole, cercate zone d'ombra e vedrete che bel risultato vi daranno i vostri scatti. Come ad esempio queste foto qui che si è fatto ora sui divani. Concesso, avevo un'idea, dato che c'è sempre sto sole e mi sta veramente infastidendo. Qui c'è questa piscinetta, però non è possibile fare il bagno per questioni covid. E quindi però ho detto, cerchiamo di fare qualche scatto con la piscina di sfondo. Quindi ora ho detto alla materia di sdraiarsi qui, c'era il sole qui e quindi l'ho tirato un po' più verso l'ombra, capito ragazzi? Quindi trattate così le vostre modelle, ok? Sta spostando, l'idea è questa qui. Siamo partiti con un'idea, poi un'altra. Queste cabine non rendono tanto bene, come ce la rimaginate, quindi vediamo un po', no? Tanto come sempre poi la svolta arriva sempre all'ultimo. Sono anche un po' rincoglionito dal viaggio, non è come ce la rimaginate, ok? Quindi vediamo un po' se si riesce a trovare un po' di ispirazione lungo la spiaggia, le onde, il mare. Ok, quindi ora è diventato nuvoloso. Voglio farmi tutta la camminata lungo queste cabine per sfruttarle. Quindi c'è tutte varie fantasie. La Matilda ha cambiato l'outfit, ora è total pink. No, no, pink, purple. Vediamo un po' ragazzi, ora che è nuvoloso tutti i toni escano tutti fuori. Non c'è problema di esposizione, c'è stato finora. Siamo divertiti un po' con il grandangolo. Quindi camminiamo lungo, lungo, lungo tutta la passeggiata, la passerella. Fine ragazzi, sempre alla fine mi sto ripigliando grazie a questo dinamismo creato dalla Matilde. Una cosa interessante per evitare delle robe banali tipo foto, costume, catalogo, creare movimento. Quindi ora la Matilde è qui che si muove un po', si sporge, ride e allora gli dà movimento e riusciamo anche a raccontare una storia con queste foto. Se no troppo statiche, troppo a costume Instagram. No no ragazzi, bisogna metterci il tocco artistico dinamico. Difficile? È faticoso per entrambe le parti ragazzi, però sempre posizioni scomode, come vi dico dal giorno numero uno. Diventa una melodia ragazzi, dopo un po' che scattate, quando ottenete gli scatti che vi soddisfano.
stringo di più il culo. Allora, ma ti non interessa l'artisticità della foto? Ma questo è altro per dei winner shot. Dicevo, diventa una melodia a scattare quando riuscire a fare lo scatto giusto. Cioè i piedi fradici, mezzi. Dicevo, alla Matilde, se te gli fai vedere le foto, non interessa l'artisticità della foto. Lei guarda solo il suo culo. Non è vero. Non è vero, era perfetta quella foto. Che io non ero bella. Era perfetta, era. Devi perfetta. Beccare il momento giusto. Era bellissima. Comunque. Vai. Vado. Siamo ragazzi, si riprova? Winner shot? Sono più elegante. Grazie, devo fare! Ragazzi, una cosa che mi ha colpito, questo cielo con queste nuvole tutte sfumate, che c'è delle nuvole illuminate dal sole, delle nuvole no. Mi ricordano il video con il Dance Baby scatto onirice, c'era proprio questo cielo qui ed è veramente perfetto per le foto. Quando esco così a fare i video shooting succede sempre queste situazioni un po' particolari del cielo, con le nuvole, il sole va e viene. Mi ritengo fortunato sotto questo aspetto, quindi vediamo se riesco a sfruttare meglio questo cielo con queste nuvole che fanno qualcosa appunto di un quadro, che queste nuvole mi parlano adesso. Io devo rispondi. Provo a fare anche scatto qua, che è più riparato. Cercate sempre di convincere i vostri modelli, ok ragazzi, a prestarsi per lo shooting. Da ora fa veramente freddo e la Matilde non è tanto propensa per scattare, quindi dovete, no, giustificargliela un po', dire ah, qui è più riparato. Ma hanno colpito i colori di queste cabine qui. Ragazzi, ho notato questo tunnel infinito bellissimo, veramente dà un'idea di infinito assurdo, dà un effetto di profondità stranissimo. Voglio provare ora sia verticale che orizzontale per trovare la giusta forma. Eccolo. Prova a metterti appoggiata come me, così vediamo se. Sempre cercare di tirare fuori il meglio anche da posti che non conosce. Non so come mettere, se il mento su o il mento giù. Giù, la bocca giù. Tieni la mano destra appoggiata più verso la. Ragazzi, un'ultima idea. Se la Matilde si è appoggiata e ho avuto la vision, spesso vengono le visioni. Quando smetto di scattare, mi rilasso, pam, vedo una cosa. E adesso ho visto due strisce, una blu sopra e un arancione giù. Quindi cerco di fare un gioco di linee di colors. Sorry, even if you're crying. Sì, guarda di lato. Prova ad andare più centrale. Qui si è. You know how to make me worry. I can't. Sì, vai più in là. Oi. Non dovete mai fidarvi, quando dico l'ultima. Quando dico l'ultima è quando iniziano a venirmi le idee. Così di lato, sì. I can't tell you're lying. Looking through all photos. Oggi mi ha preso di live view. Ho fatto qualche scatto anche con il grandangolo per risaltare queste cabine, far vedere il tetto, perché se non si capisce bene l'idea era appunto di far vedere il tetto. Aspetta, l'ultimo. Insomma. Ciao ragazzi, benvenuti. Vendo pesce tutte le mattine. Cambierei nome in Vergine Maria. Quando mi punta la telecamera mi si spaventa qualcosa dentro. Sistema. E diventa tipo cerbiato che invece di aprire gli occhi li chiude gli occhi. Li chiudo. Stancare. In questo caso la Matilde è stanca proprio per sfinimento. Sfinita. Allora finalmente si rilassa la faccia. Come c'è ora una faccia rilassata. Perché tu guarda questa foto lì, ti piace perché c'è una faccia rilassata, un'espressione rilassata, serena, non forzata. E sai capire il motivo ragazzi. Quindi invece finché c'ha energia sarà sempre tesa. Cioè ho sentito la mascella ragazzi, è tutta serrata quando scatta. Cioè nuova sosta ragazzi, si sta facendo una camminata assurda per chilometri a camminare lungo tutti i bagni, ogni bagno, every single bains. Quindi ora voglio provare con questo qui azzurrino, celeste, se ne hai visto uno verde, era troppo, un colore troppo intenso, troppo, sembrava un po' cheap, invece questo qui sembra più marino.
quando va qualcuno di lugubre c'è me. Tutte le mie idee di oggi. Un consiglio voglio darvi: se fai foto in situazioni di genere, ok, dove è un po' coperto, per aver esposto bene il vostro soggetto, averlo illuminato bene, fatelo stare esternamente, quindi vicino alla fonte di luce, come adesso sono io qui vicino, che poi finisce. Uguale la Matilde si è messa là, cioè gli ho detto di mettersi là, perché sennò troppo interno viene troppo buio. Quindi questi piccoli accorgimenti fanno la differenza se volete fare scatti da wind. È così, è quando me lo aspetti, papam! Papam! Nuota! Stai affogando! Nuota! Perché stai affogando? Comunque gli devo dare accesso al mio corso di fotografia, dove c'è tutta una sezione delle pose, così che può trovare delle informazioni veramente interessanti. Anche alla voi... fine vuole mandarmi in culo, ma non ha il coraggio, quindi mi dice prendi e fai il corso. Gli darò accesso al corso, c'è tutto un modulo sulle pose, dalla A alla Z, che possono tornare utili sia al fotografo che ai vostri soggetti che fotografate. Sono oltre 16 ore di corso, si chiama Obiettivo Creativo, per andare oltre la tecnica e tirare fuori la vostra creatività nelle vostre foto. Belli giallo ragazzi, guardate, mi sento, ora mi giro e trovo una cabina gialla. 1, 2, 3. Ciao. Matilde, prega che finisca presto questa situazione. Così, appoggiato al braccio, a quello lì, sì. Wow! Guardate, la Matilde mi ha rotto il cazzo, ora fa le foto alle nuvole. Ma tanto l'ho sempre saputo. Sì. Ok ragazzi, il video finisce qui. Pigia, iscriviti, pigia, like. Vi sei voluto portare in questo viaggio oggi, in questo fine settimana. Siamo venuti qui anche per divertirsi, per fare un giro. E se hai colto l'occasione per fare qualche scatto e qualche video fenomenale. E ci sei nei prossimi giorni con un nuovo video.